Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi un orecchino molto semplice, come al solito con pochissimi materiali, ma con una costruzione un pochino particolare. È un orecchino quasi double face perché, come potete vedere, è identico anche la parte retro. È un orecchino che chiamerò Federica. Lo dedico a una Federica alla quale auguro ogni bene e che tutti i suoi desideri si realizzino. Ok, allora adesso vi vengo ad elencare i materiali che occorrono per fare l'orecchino Federica. Ecco i materiali che occorrono per fare l'orecchino Federica. Delle rocaglie 11-0, delle arco, midiuchi. Delle Arcos soltanto 4, dei cipollotti o rondelle 4x3 di due colori, perlomeno io l'ho fatto con due colori, verde e soltanto 4 di colore diverso. Poi delle rocaglie 8-0, anche in questo caso io le ho fatte con due colori diversi e 4 soltanto servono per un colore, per fare una variante di colore. E 8 super duo, come vedete. Materiale veramente, veramente poco, anche rimanenze potete utilizzare. Poi servirà del filo, ecco, io utilizzo questo di Zia Perlina perché è un filo molto molto economico ed è diciamo a livello del Farline, ma potete utilizzare anche il Farline da 0,15. Poi come ago, un ago 11 o 10, anche un 10 va bene. E una monachella, eccola qua. L'ho messa semplice perché l'orecchino, non lo so, mi richiamava più una monachella semplice. Ok, possiamo procedere con il tutorial. Buon tutorial. Iniziamo da una rocaglia 11-0, poi un cipollotto. Ripetiamo questa sequenza 4 volte, quindi una rocaglia, un cipollotto, una rocaglia, un cipollotto, una rocaglia. E un cipollotto. Ecco qui le quattro sequenze. Chiudiamo a cerchio. Il filo bello lungo come al solito, forse troppo, però va bene. Quindi ripassiamo su tutte quante le rocaglie e cipollotti e poi ci troviamo nella congiunzione e facciamo i classici nodini. Costringiamo bene e ancora un altro nodino doppio. Ok. Entriamo dentro il cipollotto in maniera tale che il nodino si nasconda bene dentro. Questa tanto una 11 si vede. Adesso ci portiamo ad uscire dalla rocaglia e prendiamo 5 rocaglie. È un passaggio molto semplice fatto in molti tutorial. 3, 4, 5, eccole, e ci introduciamo nella rocaglia. Ancora altre 5. Ci introduciamo nella rocaglia. Quindi sopra il cipollotto inseriremo 5 rocaglie. Eccone altre 5. Ed ecco come
si deve presentare il lavoro. Adesso cambio un pochino il materiale, così proseguiamo con il terzo giro. Abbiamo inserito, come vedete, l'ultimo archetto e ci portiamo a rinforzare questo archetto che abbiamo fatto sopra i cipollotti. E poi, dove c'è la rocaglia tra i cipollotti che abbiamo messo nel primo giro, inseriamo una rocaglia. Poi proseguiamo ancora sulle 5 rocaglie e nuovamente sulla rocaglia tra i cipollotti inseriamo una rocaglia. Praticamente dobbiamo farlo su tutte quante, su tutte le rocaglie che abbiamo qui nella congiunzione tra i cipollotti. Questo ci consente sia di rinforzare il lavoro sia di aggiungere questa rocaglia. Ed ecco come si presenta il terzo giro. Ora ci portiamo sulla rocaglia appena inserita, questa qui, sopra la rocaglia, diciamo di base tra i cipollotti, e prendiamo un arcos e ci inseriamo nel foro centrale. Poi prendiamo una rocaglia 8-0. Dobbiamo rientrare dentro il foro dell'Arcos. Tirare bene e nuovamente uscire dalla parte opposta. Vedete, il filo è uscito nella rocaglia nella parte sinistra, adesso rientriamo nella parte destra e tiriamo molto molto bene. Poi si posizionerà bene la rocaglia, non c'è problema. E nuovamente ci andiamo a posizionare sulla seconda rocaglia di congiunzione. Vedete? Quella sopra la rocaglia di base. E nuovamente prendiamo una Arcos nel foro centrale, una 8-0, portiamo tutto giù e poi rientriamo nuovamente nel foro centrale dell'Arcos. Tanto è uguale. E poi vedete, rientriamo nuovamente dalla parte opposta da dove siamo usciti con il filo nella stessa rocaglia. E a questo punto, forzando un po', ecco qui, si viene a posizionare in maniera orizzontale. Ecco l'importante. E facciamo questo tipo di lavoro su tutti e quattro i punti che ci sono sopra la rocaglia tra i cipollotti.
Ecco come si presenta il lavoro. Dobbiamo portarci adesso da questa rocaglia centrale dove abbiamo inserito l'Arcos, ci dobbiamo portare sull'archetto che abbiamo fatto sopra i cipollotti, sulla terza rocaglia, quindi quella centrale. Ecco, ci portiamo su quella e prendiamo una rocaglia 8-0 bianca e ci inseriamo nel primo foro della Arcos, ecco questo qui, e tiriamo bene, molto bene. Poi prendiamo una super duo, eccola, e ci inseriamo nella 8-0 che si trova al centro della Arcos. E tiriamo bene. Poi ne prendiamo un'altra di Super Duo. E ci inseriamo nell'ultimo foro della Arcos. Eccolo qui. E nuovamente tiriamo molto bene, si devono posizionare in questa maniera, vedete? Poi una 8-0 e nuovamente ci portiamo al centro delle 5 rocaglie che abbiamo messo sopra il cipollotto nel secondo giro. Ecco qui. E tiriamo bene. Cerchiamo di non far vedere i fili. Poi ancora prendiamo una 8-0 e nuovamente ci inseriamo nel primo foro dell'Arcos. E tiriamo bene. Poi nuovamente una super duo. Un'altra super duo nell'ultimo foro. Ecco, devono trovarsi in verticale come lavorazione. E ancora prendiamo una rocaglia 8 e ci portiamo al centro sulla terza rocaglia sopra il cipollotto. Ecco, tiriamo bene e proseguiamo a fare questo tipo di lavoro anche su queste altre due Arcos. Direi che ci possiamo vedere dopo. Ecco come si presenta il lavoro dopo aver inserito l'ultima rocaglia 8-0. Adesso rinforziamo questo giro ed inseriamo una rocaglia 11-0 tra le 8-0. Ora vi faccio vedere come. Quindi siamo usciti da questa rocaglia centrale sopra il cipollotto, rientriamo nella rocaglia e rientriamo nelle super duo, nella rocaglia centrale e nella super duo. Ci riportiamo sopra la 8-0 e qui inseriamo una 11-0, eccola. E poi ripetiamo nuovamente questo rinforzo sul giro che abbiamo appena fatto. Anche qui tiriamo bene. E poi nella super duo, nella 8-0 e nella super duo. Faccio vedere un'altra volta, ma mi sembra un lavoro veramente semplice. Ecco, usciamo dalla 8-0 e tra le 8-0 inseriamo una 11-0.
11.0 e poi risaliamo. Ecco, mi raccomando, tirate bene perché non si dovrebbe, vedete, rimane bello rigido, però diciamo che questo rinforzo gli dà una bella consistenza. Direi che ci possiamo vedere una volta inserita la roccaglia 8 in questo punto e in quest'altro. Ecco come si presenta il lavoro dopo aver inserito l'ultima roccaglia tra le due roccaglie 8.0. Ora dobbiamo rientrare nuovamente dentro l'arcos e dentro la prima super duo. Non è difficile, è che io sono un pochino lontana e ecco. E poi entriamo dentro la super duo. A questo punto saliamo sul foro superiore della super duo. E dobbiamo prendere una sequenza di una rocaille 11, un cipollotto verde, una rocaille 11, un cipollotto, una rocaille 11, un cipollotto ed una, eccola qui, ed una rocaille 11. Ecco la sequenza. Sono tre cipollotti e quattro rocaglie 11. Iniziamo e terminiamo con la rocaglia 11. E da questa super duo ci portiamo nella super duo immediatamente successiva. Ecco qui. A questo punto prendiamo un cipollotto di colore diverso, perlomeno l'ho preso di colore diverso. Potete fare anche tutto nello stesso colore. E ci portiamo nuovamente sulla Super Duo e nuovamente prendiamo una rocaglie, un cipollotto, una rocaglie, un cipollotto. Non riesco a vedere, eccolo. Una rocaglia, un cipollotto e una rocaglia. Ecco qui. Nuovamente tre cipollotti e quattro rocaglie. E dobbiamo inserirci nella super duo che abbiamo immediatamente dopo. E poi prendiamo invece senza nulla il cipollotto di colore diverso e lo inseriamo tra le due super duo. Vedete? Tiriamo sempre molto bene e poi proseguiamo a fare lo stesso lavoro in tondo. A dopo. Ecco come si presenta il lavoro. Adesso dobbiamo rinforzare tutto questo giro. Quindi usciamo dalla super duo della roccaglie e rinforziamo il giro così da dare all'orecchino una bella consistenza. Ecco, quindi possiamo proseguire e ritrovarci a questo punto. A dopo. Ecco, abbiamo rinforzato tutto quanto il giro. Adesso da questo punto ci dobbiamo portare sul cipollotto centrale dei tre che abbiamo inserito e lo dobbiamo passare quindi da questa parte. Prendiamo, adesso si lavora soltanto con le rocaglie 11, eccole. Prendiamo tre rocaglie, 1, 2, 3, eccole, e ci inseriamo nella rocaglia che abbiamo inserito, se vi ricordate, tra le rocaglie 8.0. Eccola qui. Poi ne prendiamo altre tre. Eccole. E ci portiamo nuovamente ad entrare nel cipollotto centrale, ma dalla parte opposta.
bene, io vi consiglio di ripetere questo passaggio nel senso di rinforzarlo. Quindi rientriamo nuovamente nelle tre rocaglie perché così rinforziamo il giro senza ripassare attraverso tutto il lavoro. Poi entriamo nella rocaglie tra le 8-0. Eccola. E poi nuovamente risaliamo. Ecco, tiriamo bene a questo punto e rientriamo dentro il cipollotto. Poi ancora attraversiamo cipollotto, super duo, rocaglie e ci andiamo sempre ad inserire sulla rocaglia, sul cipollotto centrale dei tre. Ecco, lo attraversiamo il secondo, quindi è quello al centro. Eccolo, vedete? Soltanto il cipollotto e nuovamente faremo 1, 2, prendiamo 3 rocaglie e ci inseriamo in questa rocaglie tra le 8-0. Vedi, col colore diverso chiaramente è tutto più semplice anche da spiegare, ma è anche più carino poi un orecchino piuttosto che un monocolore, secondo me. 1, 2 e 3, eccole. E nuovamente ci portiamo sul cipollotto centrale. Ecco, e rinforziamo nuovamente, quindi una, due e tre. Rientriamo anche nella rocaglia. Poi nuovamente ci portiamo sopra il cipollotto e nuovamente chiaramente attraversiamo tutto quanto e ci andiamo a posizionare a questo punto e ne facciamo queste V, diciamo, sopra il cipollotto centrale, sempre rinforzando perché vedete la consistenza è ottima in questo caso. A dopo. Ecco come si presenta il lavoro terminato e come è bello consistente. Mi raccomando, deve rimanere proprio bello consistente. Ora abbiamo rinforzato questo ultimo, diciamo, abbellimento che abbiamo fatto e usciamo da questa rocaglie tra il secondo e il terzo cipollotto. Vedete? Ecco, siamo all'ultimo giro quindi. O prendiamo 3 rocaglie e ci inseriamo nella rocaglia prima della super duo e tiriamo bene. Poi prendiamo 2 rocaglie e ci inseriamo nel cipollotto subito dopo la super duo. Poi ancora 2 rocaglie, ecco sulle super duo dobbiamo mettere 2 rocaglie, se lo avete, come avete capito, mentre sul cipollotto, non su tutti, su questo lo saltiamo e saltiamo anche quello dove abbiamo lavorato, scusate qui adesso è un pochino stretto, ecco qui, siamo riusciti. E ci inseriamo nella rocaglie subito dopo la super duo e poi inseriamo 3 rocaglie 2 3 sopra il cipollotto immediatamente successivo alla super duo, vedete? Invece, dove abbiamo fatto questa V, la saltiamo il cipollotto, non inseriamo nulla sopra. Quindi,
Entriamo dentro il cipollotto ed usciamo dalla rocaglia tra i due cipollotti. Eccola qua. Mi raccomando, cioè qui non va assolutamente inserito nulla e neanche qui sopra. E qui inseriamo tre rocaglie. Vedete, ci inseriamo sopra, dentro, scusate, dentro la rocaglie tra cipollotto e super duo, e sopra la super duo ne inseriamo soltanto due, perché è più piccolina. Ecco, saltiamo questo cipollotto tra le super duo e ancora inseriamo due sole rocaglie. Qui. Entriamo sempre nella rocaglie. Teniamo sempre bene, chiaramente, prendiamo tre rocaglie. Sopra il cipollotto, quindi tre rocaglie e sopra le super duo, due. Ci inseriamo nella rocaglie, nel cipollotto e nella rocaglie, vedete questa parte centrale, il cipollotto centrale lo saltiamo, quindi non facciamo sopra nessun tipo di abbellimento. Tiriamo bene e poi ne inseriamo altre tre sopra il cipollotto e proseguiamo a fare questo lavoro tutto in tondo. Ci vediamo una volta fatto questo ulteriore abbellimento. Ecco qui, abbiamo inserito l'ultimo archetto di tre rocaglie. Ecco, se volete, potete rinforzare tutto il lavoro, io ve lo consiglio, però diciamo che è una vostra scelta a questo punto. Io devo adesso portarmi sul cipollotto che abbiamo, diciamo, al centro dell'arcos tra le due super duo e inseriamo a quel punto la monachella. Quindi entriamo dentro le tre rocaglie, poi in questa prima della super duo. Eccola. E poi nelle due sopra la super duo. Io diciamo che il rinforzo lo farò dopo, però tutto sommato penso che sia utile. Rimane comunque anche l'abbellimento più rigido, vedete, mentre qui potrebbe rimanere più morbido. Ok, quindi attraversiamo il cipollotto di colore diverso che abbiamo sopra l'arcos e prendiamo tre rocaglie, due, tre, io perlomeno ne prendo tre, poi ci inseriamo dentro la monachella, prendiamo altre tre rocaglie e poi rientriamo dentro il cipollotto. Ecco qui. Questo chiaramente per inserire la monachella. Se invece ne volete fare un ciondolo, potete inserire un anellino per metterlo in una catenina. Ok, a questo punto dobbiamo rinforzare questo lavoro passando attraverso il cipollotto. Ecco qui, come vedete, adesso io chiaramente rinforzerò tutto il giro e poi vi faccio vedere il lavoro terminato, cioè i due orecchini terminati. A dopo. Ecco gli orecchini di Federica terminati, io spero che anche questo progetto vi piaccia.
Un bacio a tutti e al prossimo. Ciao ciao!